Ben ritrovati Romanacci, no, sto scherzando su The Old City Leviathan, Our Dream, il nostro sogno, e andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, se One of the ci larger unknowing riusciamo. camps is nearby. Their lack of organization tends to make it difficult for them to avoid the conflicts between the guild and the order. Of course, the unknowing themselves make their own little raids. This results in it being difficult to maintain any sense of pity. Regardless, I'm sure the onslaught was horrendous. People never fight harder than when someone else attempts to uproot their anchor, even if that someone only does so by existing. Come dicevo in apertura di video, cerchiamo di andare avanti, non sarà semplice come sempre perché il gioco è veramente criptico, criptico e enigmatico. Andiamo avanti, continuiamo ancora a spulciare questi passifondi, queste scatola con scritto leap, ovvero salto. Qui c'è bisogno di un elettricista al più presto perché le luci vanno e vengono. Capisco che la struttura è vecchia, però insomma, diamoci una decenza, no? Cazzate a parte, niente, questo sembra, no, sembrava un vicolo chiuso, insomma una via che finisse lì, invece no. Tiriamo avanti, ancora porte, tante porte, eh? Simulatore di apertura di porte, no. Vabbè, scherzo. Qui che cosa abbiamo? Exit, là in fondo a destra. Però c'è un'altra porta qui, quindi vorrei anche vedere cosa c'è di qua. Sembra quasi che da questo lato torniamo un po' indietro. Spero di no, ci vado per curiosità perché più cose raccogliamo e comunque sia, volevo dire più ci capiamo, ma no, assolutamente no. Ancora porte. Vedete la tecnica dell'aprire e tirarsi indietro. Per ancora aspetto delle sorprese, ma sinceramente non ci saranno. U13, settore U13. C'è dell'esterno però, sembra una miniera, come direbbe il nano del Signore degli Anelli, quindi una miniera. Qui c'è un'altra nota targata il 3 di ottobre, eh? 3 di ottobre, ovviamente non sto qui a tradurre cosa c'è scritto, assolutamente no. Via! Continuiamo la nostra esplorazione, ricordiamo che avevamo lasciato una porta totalmente dalla parte opposta con scritto exit e di qua c'era un altro exit, però prima andiamo a fare un cecchino dall'altra parte, perché non si sa mai che sorprese ci possano. Sto scherzando ovviamente perché finora sorprese zero, però chissà cosa si celerà dietro questo exit. Vediamo un po', un altro exit, attenzione. Veramente, cioè, entusiasmante, finora. Ancora la tecnica dell'apertura della porta, toccata e fuga. Oh, cancelletto che dà sull'esterno, eh. Attenzione, 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 svolta importante. Ovviamente sto cazzeggiando. Vabbè, allora dirigiamoci assolutamente verso l'altro exit perché qui penso che quello che dovevamo vedere, sentire più che altro, visto che il gioco è molto, diciamo, sensoriale, chiamiamolo. Diciamo che qui il compito è finito, no? Sotto questo punto di vista, apriamo questa porta, vediamo che cosa c'è all'esterno, su quella visuale che dava su quella miniera. Oh? Attenzione, attenzione, lucchetti, eh? Lucchetti. Lucchetti, questi li hanno messi Scamarcio e quell'altra sempliciotta, no? Dei film. Vedete, qui sono tutti gli innamorati di Welcome to Jerusalem. Tutti gli innamorati di Gerusalemme hanno messo quei lucchetti, no? Scherzi a parte, Welcome to All of our Jerusalem, dreams no? at their core involve some sort of contentment. This is the one desire we all share, but is it a goal that really should be met? After finding contentment, what then? Where is there left to explore after the last temporary comforts of happiness have been extracted? E attenzione, perché appena parlato questa voce, se non so se è la mia, ma penso di sì, di viaggi di felicità astratta, di viaggi astratti, quindi diciamo niente di nuovo, no? Tanto qui ballette di mangime. Cioè, è chiaro, no? È chiaro che è astratto, cioè finora è tutto totalmente astratto, quindi non c'è nessun colpo di scena a sentire questo dialogo, a questo punto dell'avventura videoludica, no? Qui un piccolo punto di ristoro con questa cannelletta.
Quindi sì, comunque sia, se ci avessimo avuto qualche dubbio, adesso è completamente fugato, visto che parla di astrazione, di viaggi astratti, quindi bene, confermato. Ora rimane solo da capire noi che cosa stiamo facendo qui, perché siamo qui. Questo rimane un mistero. Succede una sorta di fortino. Siamo all'esterno, siamo proprio sembra un porto, una specie di porto dove sono stati messi appunto questi container. Sono gli accampamenti che diceva nel primo dialogo, credo. Qui c'è scritto Leviathan, ancora Lucchetti, e sembra cirillico, no, oppure un semplice codice su questo container. Oh, sicuramente facevano la pesca al tonno, eh? Questo è poco, ma è sicuro. Luce che filtra. Questi erano degli accampamenti, credo. Ci sono anche delle note, come vedo giù in fondo, appese alle pareti del container. Qui resti di pesce, non sono cadaveri, sono pesci tagliati con la sega addirittura. E qui abbiamo l'altra nota, che è del 5 ottobre, la prima era del 3, a 2 giorni di distanza. E tutti parla dell'abbandono generale di Gerusalemme. Tra l'altro, questa città è Gerusalemme? Cioè, è stata ribattezzata Gerusalemme oppure è Gerusalemme? Ma le scorte idriche avvelenate, quindi è un semplice riferimento biblico oppure è proprio Gerusalemme? Non credo, perché se fosse Gerusalemme sarebbe forse diversa. Ma Our island is plagued with the no. fruits of a collective mental landscape that defines us as desperately holding on to something correct. So there is no place to hide without truly secluding, or perhaps risking, the inland. On some level, I feel as though I cannot blame the dwellers. Their zeal for truth is commendable. They're fighting for something rather than keeping it to themselves. They're acting instead of hiding. Still, must cruelty be the manifestation of certainty? If only truth did not need to be compatible with itself. If only we didn't need an anchor to be right. If only we could sail instead of collecting dust on the memories of voyages past. Se solo fossimo, no, se solo potessimo navigare invece di guardare i resti dei viaggi passati. Una frase, un perché, che tra i milioni di perché che ci sono venuti in mente in questo viaggio finora. Tanto qui un'altra nota del 6 ottobre, il giorno successivo, per cui stavano accampati, scrivevano queste note che adesso noi stiamo trovando qui. Però parla di, il dialogo precedente diceva che se solo fossimo stati più forti, se solo potessimo navigare con un attimo di esitazione, no? Addirittura, invece di guardare i resti dei viaggi passati, cosa vuol dire? Che noi forse stiamo vedendo un viaggio passato, per viaggio magari un'esistenza passata generale della popolazione che era qui, mi viene da pensare questo, assolutamente, però potrei sbagliare, nulla è certo. Però, insomma, mi spinge anche a pensare in questa direzione, ad essere sinceri. La profondità, un libro, sembra come se fosse punto di riferimento di questo accampamento. Gli occhi di Dio sopra di noi. E qui c'è questo testo. Gli occhi di Dio sopra di noi. Siamo a Gerusalemme. C'è il pesce. Moltiplicazione dei pesci, no? Veramente, non so che cosa pensare a questo punto. Qui invece, strano, il primo container che non è illuminato, eh? Di solito ci sono delle candele, forse non era abitato, probabilmente, oppure chi lo abitava si è portato via le candele. No, comunque, tornando a fare i semi-seri, perché non è possibile essere serio a questo punto di questo gioco. No, veramente non saprei. Se vi va, formuliamo delle teorie, delle ipotesi, delle speculazioni, ragazzi, perché speculare humanum est. No, veramente non so. Oh, una porta in lontananza. Però, insomma, dal muro che circonda la porta sembrerebbe che riporti dentro le
la riserva idrica, insomma, le fogne, non le fognature, insomma, il sistema di... Oh? Ancora Minotauro, ma quasi un altarino, no? Sembra che ci stiamo riportando noi stessi dentro al sistema del idrico, però andiamo di qua prima. Oh. Ok. Attraverso questa fenditura, attenzione, ancora esterno, siamo proprio, siamo più lontani, più distanti dalla riva rispetto a prima, però questa sembra un'altra struttura, eh. Infatti c'è scritto Subway Access, scusate. Bah, entriamo. Si continua a non capirci veramente niente, eh. Alla prossima. Ciao a tutti da Franky Romano.